è un episodio criminoso, non c'è dubbio, ma che non si inquadra in una logica criminale. Quindi, se vogliamo parlare di insicurezza, bisogna che noi partiamo da questo presupposto. Il fatto è successo, questo è innegabile, ma da questo a dire che Ravenna è una città insicura, io so che c'è qualcuno che vorrebbe dipingerla come una sorta di Far West, ma non è così, purtroppo per loro e per fortuna per i cittadini ravennati. Lì sono successi degli episodi, non è un caso che quella zona sia monitorata, fortemente monitorata, non solo dal sistema delle forze dell'ordine, quindi delle forze di polizia a competenza generale, ma anche dalla polizia locale, e i dati riportati sui pattugliamenti di questi primi 2 mesi la dicono lunga. Il fatto che lì sia stata messa un'ordinanza apposita per cercare di limitare il degrado la dice altrettanto lunga. Il fatto che gli accordi di programma con la regione quest'anno, o meglio l'anno scorso, quest'anno, perché il trascinamento purtroppo dei gravi fatti dell'alluvione ha portato a realizzare le opere solo nel periodo primaverile, non è un caso che l'accordo di programma abbia previsto nuove telecamere proprio lì in quella zona. Detto tutto questo, anche per dire che quella zona è monitorata e che il sistema, quello che poteva fare, lo ha fatto, e se c'è da far di più, in ogni caso non si tirerà indietro. Detto questo, quella zona non è una zona pericolosa, non è una zona insicura, è una zona che ha delle criticità come tante altre zone della città e come tante altre località della nostra regione e più in generale del nostro paese. Ma da questo a dire che la città è invivibile, che la città è, ne passa e ne passa molta, ne passa. Per la proposta che è stata fatta per chiudere prima gli esercizi commerciali della zona? Allora, come ho avuto modo di dire, è una valutazione, la si può anche fare, ma da cittadino, e quindi parlo da cittadino, io non ho mai ravvisato in tutta la mia vita l'esigenza di recarmi in un supermercato oltre le 8 di sera. Non mi è mai capitato di avere questa esigenza qui. No? Alle 11 di sera io non ho l'esigenza, non ho mai provato nella mia vita questo tipo di esigenza, ma qui parla il cittadino. L'amministratore deve avere un quadro un po' più ampio, e il quadro ampio è che c'è un sistema di commercio che ha delle regole, che si dà delle regole e che vuole sfruttare tutte le opportunità. Io sul discorso degli orari una valutazione la si può anche fare, bisogna capire se questo ha un'incidenza diretta sui benefici dell'area, e soprattutto non si può andare a penalizzare un'area favorendo gli altri, perché correrebbe il rischio di mettere in moto una sorta di meccanismo di concorrenza sleale, per cui se dovesse esserci una cosa del genere deve essere applicata su tutto il territorio comunale e non solo su un'area, a meno che in quell'area non ci siano delle particolari condizioni che lo richiedono, ma qui dopo non è più un fatto amministrativo, diventa un fatto di altra natura, ed è corretto che ne parli il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, non un amministratore, non l'amministrazione, il sindaco o un amministratore.